Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Benvenuti a questo nuovo video, io sono Miso e oggi ho voglia di saccappello, jeep, la mia bike e stiamo salendo direzione Etna Nord, dove appunto stanotte farò una sosta libera lì. Domani mattina vi farò una bella endurata lungo i percorsi dell'Etna. Per cui vediamo cosa succede. Non c'è nessuno. Il posto dove mi trovo oggi è bellissimo. Qua è il mio piccolo campo base, questa è il mio mini camper per questa notte, perché in realtà io d'estate monto la tenda sul tetto, però d'inverno la smonto per evitare che l'acqua possa rovinarla e di conseguenza dormo dentro la macchina, anche per un fattore soprattutto di temperatura. Credo che non ci sia nulla di più bello di stare in mezzo alla natura. C'è freddino, però senti questo rumorino. È arrivato il momento di accendere il fuoco. Perché c'è freddo. Tutti cari abbaia. E all'improvviso non sono più solo. Un altro pazzo che mi ha raggiunto. E chi lo doveva dire, ragazzi? Fantastico. E buongiorno. Ieri praticamente ero solo, poi ad un certo punto spuntano questi scalmanati. Il buon Federico e Super Pippo in questo paradiso terrestre, cioè che appunto di giorno ha tutt'altro aspetto e non è stato facile farli arrivare fino a qua, perché è tutto quanto, cioè né a livello il terreno e di notte hai tutt'altra visuale. E ora quindi ci vuole un bel caffè e ci andiamo a fare una bella endurata. Andiamo, let's go. Say. Io Miso. Like Miso South, right? Exactly, man. Loro sono matti perché sono quella muscolare. Cioè io già sarei morto a quest'ora. Luci, non mica picchiate. Che c'è il tuo mano? Non fa, vero 3 volte. Bellissima. Qua era qua. Oh. Quanto è lungo questo trail? Siamo tutti, sta andando? Yeah. Ma fighissimo, veramente! Ma
Bellissimo. Ma troppo figo. E mo ci fammo un bel hamburger di scottona, Antonio Super Lemon. Questa è la procedura di assuppamento dell'olio. Fondamentale. Fondamentale per rendere il tutto light. Sì. Non perché dico siamo in una Jeep, ma non ci facciamo mancare nulla. Vediamo così. Giornata bellissima, veramente, ci voleva